Villa Carmela Casa di Riposo, residenza albergo per anziani, a Bracigliano, in via Vescovo Capaccio, 32. Se le donne vanno avanti, va avanti il paese intero. Questo in sintesi il messaggio lanciato a Eboli presso l'Auditorium San Bartolomeo lo scorso sabato 19 gennaio durante il convegno organizzato dalla Fondazione Mare Nostrum. Politica, sostantivo femminile, il titolo dell'evento, coordinato dalla docente di sociologia della comunicazione Emiliana Mangone, che ha visto fra i relatori la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, la vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati Michela Rostan, l'onorevole Federico Conte e, non ultima, l'ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, insieme per discutere l'importanza, purtroppo sottovalutata, del ruolo della donna in tutti gli strati della società. Un'occasione per parlare della questione femminile e di quanto ancora ci sia da fare, dati alla mano, in termini di parità, che non voglia dire fingere di ignorare le differenze, bensì godere, uomini e donne, degli stessi diritti. E se le donne va avanti tutto il paese. E perché questo accada ci deve essere più presenza femminile nelle istituzioni e nella rappresentanza. Quindi io penso che bisogna investire su questo capitale umano delle donne che troppo spesso è trascurato. La politica è maschilista, è calibrata sugli uomini, con i bisogni degli uomini e i loro tempi, e dunque è escludente delle donne. Allora io penso che questo sia molto miope, che peraltro è ingiusto, perché le donne sono il 51% della popolazione, e dunque vuol dire che la politica non è più democratica. E mi auguro che molte ragazze, molte giovani possano invece trovare ispirazione e mettersi dando il loro contributo.